L'aumento di aggressioni a medici e personale sanitario che opera a bordo delle ambulanze del 118 ha prodotto la prima autoambulanza dotata di pulsante per allertare le forze dell'ordine e di telecamere a bordo per il controllo sia interno che esterno al veicolo. A presentarlo questa mattina nella sala conferenze dell'ospedale del Mare nel quartiere napoletano di Ponticelli, il direttore generale dell'ASL Napoli 1 Ciro Verdoliva e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Garantire la sicurezza ai medici che operano negli ospedali e a quelli in servizio sulle ambulanze, l'obiettivo della dotazione tecnologica che prevede anche la presenza di una telecamera nelle giacche di medici e infermieri. Tutte le 19 ambulanze del 118 dell'ASL Napoli 1 saranno ora attrezzate con questi sistemi di sicurezza. Che questo progetto è partito a febbraio, prima degli ultimi episodi. Ora chiariamo che le aggressioni nei pronto soccorsi e sulle ambulanze ci sono in tutta Italia, anche se ovviamente quando succede qualcosa del genere a Napoli fa più notizia. È chiaro che abbiamo avuto più episodi a Napoli, ma è un problema generale. Allora siamo partiti per questo obiettivo a febbraio, abbiamo acquistato le ambulanze, i sistemi di videosorveglianza. Oggi possiamo dire con una punta di orgoglio che abbiamo messo in servizio la prima ambulanza pienamente attrezzata per il controllo esterno, per il controllo interno e con un pulsante di collegamento con le centrali della Polizia e dei Carabinieri, oltre che con un sistema di geolocalizzazione per cui sappiamo in ogni istante dov'è l'ambulanza e da dove chiede soccorso. Quindi abbiamo garantito, credo, condizioni ottimali di sicurezza per il nostro personale.